Ciao ragazze, nuovo video. Ho messo un sondaggio su Instagram in cui vi chiedevo se avevate piacere di vedere un video in cui mangio il sushi con voi, perché visto che oggi a pranzo sono sola e visto che è arrivata proprio stamattina la spesa che ho fatto. Oddio, che rumore! Che ho fatto tramite il Carrefour, che ce la posso fare, eh? Etichetta. Mamma mia, assurdo, non riesco a l'etichetta, ok. Dicevo, visto che stamattina è arrivata la spesa che ho fatto online ieri sera con Ricky, ho pensato, visto che ero da sola, di prendermi un assaggino di sushi e visto che al Carrefour so che lo fanno sempre fresco ed è super buono. Ta-da! Sempre su Instagram vi ho chiesto di appunto se preferivate un video eating sound, un video normale in cui chiacchieriamo insieme e ha vinto il sondaggio e ha vinto l'opzione video normale, quindi chiacchiererò a volume normalissimo. E vi ho chiesto appunto anche un argomento di cui parlare e vi ringrazio a tutte quante perché me ne avete lasciati tantissimi. Nel frattempo direi anche di iniziare almeno a dare un assaggino perché ho una fame pazzesca. Quindi iniziamo da questi che non ho mai assaggiato. È semplice riso con salmone e qui accanto la salsa di soia che mi hanno messo insieme, che ho già spacchettato. Che fame che avevo. Tra l'altro è tardissimo, sono le 2 e io sto pranzando adesso. Ne mangio ancora uno e poi inizio a rispondere un po' alle vostre curiosità barra argomenti. È un po' bassa la videocamera, quindi devo stare un po' così, ma non so dove altro appoggiarla purtroppo. Sushino, ti sto per mangiare, che fame. Allora, intanto scorro, scorro, scorro e cerco un argomento che mi ispira. Allora, intanto ringrazio tutte le ragazze che mi hanno scritto: parla di quello che vuoi, ti ascolto sempre volentieri, siete veramente dolci, dolci. C'è chi mi chiede di parlare di me, c'è chi mi chiede di parlare delle mie YouTuber preferite. Allora, direi di partire dalle mie YouTuber preferite. Vi racconto un po' che cosa guardo io su YouTube, che cosa mi piace di meno. Io sono molto, molto, molto lunatica su YouTube, nel senso che ci sono dei periodi in cui mi va una cosa, dei periodi in cui me ne va un'altra e passo veramente magari una giornata a guardare totalmente tutti i video di una stessa persona. E magari 2 giorni dopo non guardarla più. Cioè sono molto, come dire, istintiva, non so se è giusto il termine, correggetemi se sbaglio. Sono molto, direi lunatica è il termine giusto. Mi mangio questo qui, che buono. Sì, sono molto così. Quello che mi va guardo, ecco, non è che ho una persona fissa. Mamma mia, gigante, questo ce la farò. Ce la farà il nostro eroe. Me ne posso citare qualcuna che seguo sempre che finora non mi ha mai stancata. C'è, per esempio Pepper Cioccoli che seguo da quando ho scoperto i video su YouTube. Ogni tanto anche lei la lascio, nel senso che non la seguo, ma magari solo per problemi di tempo, perché tende a fare dei vlog quasi sempre oltre la mezz'ora, quindi non sempre ce la faccio, magari la guardo quando sto facendo altro, eccetera. E poi, come gusti personali, tendo a guardare dei suoi video più quelli casalinghi, quelli più da vita di tutti i giorni, ecco, mettiamola così, ma in linea generale questo è il mio standard, nel senso che tendo a cercare sicuramente videovlog, quindi quello che cerco di più sono i videovlog,
E poi piano piano, insomma, magari mi guardo anche qualcos'altro, però tendo ad amare i vlog, quindi guardo spesso quelli. E se sono casalinghi mi piacciono ancora di più. Quando sono mamma ho sicuramente iniziato a seguire altre mamme che fanno appunto sempre vlog. Mi piace un sacco prendere ispirazione, vedere magari delle azioni, delle cose che fanno che io non avevo pensato di fare, eccetera, eccetera. Quindi il mio genere è quello. Ho scoperto anche delle altre mamme youtuber di Torino che seguo con molto piacere, spero anche di incontrarle un giorno. Poi altri canali che guardicchio sono i video di Chiara Facchetti, ma non tutti, specialmente quelli in cui va a mangiare al Burger King, al McDonald's. Mi piacciono anche tanto i video così, in cui si mangia, si chiacchiera, i video eating sound non sempre, però quando ho voglia di rilassarmi li guardo. Ultimamente seguo anche tanto Issima91, soprattutto quando mi sono persa una parte di gossip con lui, veramente non vi perdete nulla, e poi mi sta simpaticissimo, lo adoro. Issima91. Altri che seguo, ah ecco, Gemmina Makeup tantissimo perché mi mette veramente il buon umore, una ragazza che riesce, quando sono triste, quando sono un po' sconsolata, riesce a mettermi veramente il buon umore, sta ragazza, mi piace sia lei che Cesar con il loro modo di fare, poi adesso sono tornati in Italia, quindi li seguo veramente tanto con affetto e con piacere da tanti anni ormai. Poi seguo Anna Gloria che è appunto di Torino, seguo Nicole Usel, spero di averlo pronunciato bene. Comunque lei ormai è strafamosa, ha tantissimi, tantissimi follower su ogni sorta di social, è famosissima. Però anche i suoi video casalinghi mi piacciono molto, i video in cui mangia. La seguo veramente con piacere anche lei, non da tanto. Poi cos'altro? Seguo anche. È un canale piccolino, però vi invito magari ad andarla a trovare. La Stefina Channel, che fa dei video anche lei molto semplici, la spesa, qualche vlog. Mi piace anche vedere lei perché ci siamo anche incontrate dal vivo ed è una brava ragazza, quindi mi piace. Fame e che buono. Non l'avete ancora provato? Provate lo sushi del Carrefour perché lo fanno fresco e sul momento ed è qualcosa di super super buono. Poi seguo Pink Fashion 1985, mi piace anche moltissimo. Fa i video lunghi, come i vlog lunghi come piacciono a me. E poi con consigli proprio di vita reale, no? Di vita di tutti i giorni. E mi piace tanto la spesa, fa vedere anche lei queste cose qua. Basta, insomma. Poi più o meno seguo queste persone qua principalmente. E poi sto guardando se c'è un altro argomento che mi attira. Intanto io mi mangio un altro rotolino. Nadiva mi chiede di parlare delle mie passioni, hobby e cose che mi piacciono. Allora, non c'è granché da dire perché, a parte che da quando sono mamma, non è che ho tantissimo tempo per i miei hobby, però, è mio amore, però principalmente, e voi direte davvero sì, mi piace tanto editare i miei video.
mi piace editare, mi piace fare l'anteprima, cioè io il canale YouTube l'ho sempre avuto con passione, non è mai stata una scelta fatta per altri scopi, mi piace proprio fare i video, mi rilassa tantissimo guardarli, non i miei in senso in generale, infatti anche quando allatto, magari quando ho quella mezz'ora di vuoto che devo star lì ferma, no? Ne approfitto e mi guardo i video delle ragazze che seguo. Mi avete chiesto come mi organizzo per le pulizie. E forse prima riuscivo ad organizzarmi un pochettino, adesso invece no, nel senso che ogni volta che ho un vuoto e la bimba ha appena mangiato oppure l'ho messa a dormire, io inizio un po' adesso, un po' dopo, lo faccio un po' a rate, adesso pulisco proprio un po' a pizzichi e morsi, come si suol dire, no? Quindi non c'è più una vera e propria organizzazione. In tante mi avete chiesto cosa faremo quest'estate, dove andremo, e ahimè, anche quest'anno niente vacanze perché ci sono troppe spese e poi è arrivata anche la piccola, quindi non ce la sentiamo di... Ops, mi è caduto. Non ce la sentiamo di andare in vacanza. Ragazze, veramente sto morendo, buonissimo. Una domanda interessante è com'è il rapporto con Riccardo dopo aver avuto la piccola? Ma allora, il rapporto con Riccardo è uguale, nel senso non è cambiato perché è arrivato la bimba. Ma c'è stato un periodo difficile, ma non perché è nata la bimba, ma perché io, diciamo, un mesetto dopo che è nata, ho avuto una fortissima insicurezza personale. E quindi di conseguenza ero super, super in ansia, preoccupata per qualsiasi cosa, impaurita. E quindi ovviamente tutto ciò si ripercuote sul rapporto. Una cosa che comunque si è risolta adesso, però magari un giorno ve ne parlerò, insomma, perché non è stato bello. E magari posso essere di aiuto a qualcun'altra, qualche altra mamma che si sente così. Perché purtroppo dopo il parto può succedere un po' di tutto. E quindi se posso essere d'aiuto mi fa solo piacere aiutarvi. Una cosa di cui ci tengo a dirvi, nell'ultimo video mi è stato detto che sono stata da una sola persona, quindi non è che ci do troppa importanza, però ci tengo a chiarirlo perché sapete che con voi cerco sempre di essere molto chiara e molto trasparente. Sona mi ha fatto un papiro dicendomi che io sono stata arrogante perché in quel modo un po' ironico vi ho detto di dormire, ho detto a chi mi stressa sempre col discorso macchina, ragazze, per arrivare ad avere un atteggiamento un pochettino sarcastico, un pochettino pungente così, è perché probabilmente sono un pochettino logora di tutte queste, di questi commenti in cui vengo giudicata perché non ho la macchina. E anche capire chi sta dall'altra parte. Perché è facile senza metterci la faccia dire: ah, tu sei stata arrogante. Ragazze, probabilmente se sono stata arrogante, fatevi due domande, probabilmente ne ho così le scatole piene.
Perché finché sono nuove iscritte ci può stare, ma quando vedo il commento sempre dalle solite persone, quindi fatto apposta per irritarmi, perché ragazze comunque dovete capire che io la penso realmente così, nel senso questa persona si lamenta del fatto che io dica che la macchina non serve. Non è che non serve, è ovvio che se c'è è meglio, ma si vive anche senza macchina, e infatti è il titolo del mio video precedente. Semplicemente che si vive senza macchina perché lo vivo tutti i giorni. Si può fare tutto anche senza macchina, magari non tutto, 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 ovvio, certe cose serve proprio. Però ragazze, anche lì martoriare una persona per dire che non si può permettere di comprarsi un'auto così con uno schiocco di dita. E ricordarglielo tutti i giorni non è seguire quella persona con affetto, è semplicemente deriderla, romperle le scatole. Quindi è normale che la mia reazione poi diventi un pochettino strafottente, no? Cioè, mi difendo anche io, ragazze, come vi difendereste voi? Cioè, a una certa non si può sempre essere: ah, ragazze, tranquille, non ho la macchina perché non me lo posso permettere. E dopo un po' che me lo fate sempre pesare, tutti i sacrosanti giorni trovo almeno uno o due commenti in cui: ma non hai la macchina, è proprio necessaria una macchina, ma non, se non ce l'ho, avrò i miei buoni motivi per non averla? O credete che io per capriccio non mi voglia comprare la macchina? Cioè, è ovvio che se non la compro è perché magari non mi va di indebitarmi e non voglio, cioè non posso con uno schiocco di dita dare la mazzetta in contanti e dire: oh, mi compro la macchina. Quindi, no, cercate anche di mettervi sempre dall'altra parte. Ci tenevo a chiarire questa cosa. E ovviamente è un messaggio che è riferito a chi mi tartassa, non a chi mi vuole bene e mi segue con amore e affetto, sia da poco che dagli inizi. Provo davanti a magnà perché ho fame. vabbè, c'è chi mi chiede di parlare di gossip, però su gossip al momento mi verrebbe solo in mente Pamela Prati, perché ormai è il clou del momento. Qualcuno di voi mi chiede le programmazioni video, cioè i video che vorrei fare, e anche qui potrei aprire proprio un discorsone perché ho sempre in mente tantissime cose. Ho l'agenda ancora incartata, ce la potrò fare. Ad aprirla e a organizzarmi anche con i video, perché comunque organizzandosi è tutto un po' più semplice. E ho in mente tantissime cose da fare, ma soprattutto mi piacerebbe provare a lasciarmi un po' più andare con i video, nel senso, in quale senso? Ora vi spiego. Finiti ancora due pezzi e mi dispiace tantissimo perché mi mangerei un'altra vaschetta, però è più che sufficiente questo. Dicevo, mi piacerebbe essere ancora meno impostata. Adesso non so a voi come risulto, se risulto, però intendo proprio fregarmene, no? Dei giudizi, di qualsiasi cosa, però lasciarmi andare. Non so come rendervi l'idea, però il concetto è quello, cioè vorrei proprio fare dei video più realistici possibile, dei video, sì, è giusto italiano, più realistici possibile. E ho in mente di fare magari delle morning routine, qualcosa di routine che ho visto che vi piacciono molto. Sicuramente in programma c'è, che non l'ho ancora fatto da quando è nata, la mia morning routine con Baby Ale, sicuramente.
Me l'avete chiesto tantissime volte, solo che come vi dicevo è un video un po' impegnativo, sia come riprese, come editing, e ci va un po' più di tempo. Però adesso che la bimba è un pochino più grande e in questi 2 o 3 mesi sono riuscita a prendere il mio equilibrio con la bimba, nei prossimi giorni intendo farlo. Di tutti i giorni, video di cosa faccio, cosa mangio in un giorno, queste cose qua che mi avete sempre chiesto, ma richiedendo un po' più di tempo non ho ancora fatto. L'erbetta finita. E niente, quindi queste sono un po' le idee che ho al momento. Poi se avete qualche richiesta scrivetemela tranquillamente qui nei commenti, che io leggo tutto, mi appunto le cose che mi richiedete di più e le farò presto. Vi ho tenuto un po' di compagnia, spero che questo video chiacchiericcio in cui mangiamo insieme vi sia piaciuto, magari vi tiene compagnia stasera mentre cenate o se lo vedrete a pranzo, insomma in qualsiasi momento della vostra giornata. Mettetemi un like se questo video vi è piaciuto, se ne vorreste vedere degli altri, magari mangiando qualcos'altro. E niente, ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!